Franco Summa ha una strada a lui dedicata nella città di Pescara. Questa mattina la cerimonia di intitolazione. Sindaco, lei ha parlato di una scelta di cuore da parte dell'amministrazione comunale. Sì, intanto abbiamo mantenuto una promessa che abbiamo fatto di fronte al feretro di Franco Summa, che gli avremmo dedicato una strada perché lui ha rappresentato una parte della storia di Pescara e quindi meritava che ciò avvenisse. Poi abbiamo fatto anche una scelta di cuore, perché non abbiamo scelto una strada qualunque, una di quelle vie da denominare, ma abbiamo scelto l'ultimo tratto di via Cadorna, quello che guarda il mare, che guarda la nostra spiaggia, perché Franco Summa è nato qui, è nato in questa zona, la sua arte si è sviluppata in questa zona, attorno al cenacolo del liceo artistico dove lui ha insegnato, suo padre passeggiava per queste strade e andava a pescare il pesce che poi riportava a casa per cucinarlo. C'è la storia in ognuno di noi e quando qualcuno ha una storia più storia degli altri bisogna metterla in evidenza. Quindi questa strada è un pezzo di storia della nostra città dedicato a Franco Summa, perché Franco qui ci è vissuto e qui ha sviluppato la sua arte che poi si è estesa a livello internazionale. L'ho voluto mettere in evidenza perché le città poi crescono attorno alle idee dei cittadini, si sviluppano e quindi è bello quando si può mettere in evidenza tutto questo, e credo che abbiamo anche inaugurato un modo di individuare le strade, non a caso, non per caso, ma dandogli un cuore, un'anima, un significato, che poi sono quelle cose che caratterizzano le persone.